Buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino e lei, Lilli. Lilli, che sta facendo? Si è messa a sole, Lilli. Allora, sul banco abbiamo un bel televisore Samsung 32 pollici. Intanto è rientrato una ragazza, ha appena riportato un televisore che mi è rientrato dopo 5 anni. Ultima riparazione 1/9/2015, oggi 19/11/2020, dopo c'è meglio tardi che mai. Che ma fa? Oggi dai soli mediamente durano 2 anni, questa è la riparazione di più di 5 anni. Allora, però non va sempre così, attenzione, inutile che facciamo i pagliacci. Stavo dicendo, televisore Samsung L32B350, mi sono segnato il modello se non me lo dimentico. Televisore non dà segni di vita, praticamente red blu, luce blu spenta, tastiera sfioramento, non dà segni di vita, non si accende, è morto. Pace all'anima sua, apriamo e vediamo un po' la. Allora, aperto il televisore, vediamo un po' la situazione. Chiaramente è da andare a provare per prima cosa il fusibile di rete e poi tutto il resto. Un controllo chiaramente preliminare. Come abbiamo detto, per prima cosa bisogna testare il fusibile di rete all'entrata della corrente, della 220. Se il fusibile è saltato. Quindi se il fusibile è saltato abbiamo chiaramente un corto, un sovraccarico, un corto sul primario. Andiamo a vedere, smontiamo l'alimentatore e vediamo la situazione. A questo punto andiamo a smontare l'alimentatore tra le solite viti. Dopo aver tolto le viti andiamo a smontare l'alimentatore. Eccolo qua, è venuto via. Vediamo un po' la situazione. Allora, per prima cosa, come abbiamo detto, abbiamo trovato il fusibile di rete interrotto. Di conseguenza andiamo a vedere se abbiamo un corto. Tanto per iniziare abbiamo un corto netto sul ponte di Gretz. Questa però è una parola relativa, perché chiaramente se andiamo a testare i componenti, il ponte sul saldati, cioè connessi al resto della piastra, può anche darsi se ci sia qualche altro componente in corto, quindi bisogna fare il test togliendolo dal o isolare oppure togliendolo proprio dall'alimentatore, altrimenti è chiaro che potrebbe essere una falsa misura, cioè che magari il ponte è buono però c'è qualcosa in parallelo in corto. Vediamo un attimo il MOSFET come finale di alimentazione. Sembra buono. Corto netto non c'è, sembra buono. Intanto sento il camion dell'SDA che sta per venire a caricare le spedizioni. Il nostro caro amico dell'SDA, eccolo là. Lilli, non devo mangiare. È l'SDA. C35-25. Salute. Pacchi che vanno e pacchi che vengono, i soldi se ne vanno. Allora, come stavo dicendo, praticamente la prova a testare i componenti sulla piastra è una prova relativa, perché chiaramente non è affidabile, che potrebbe esserci qualche altra cosa in corto che mi dà una falsa misura sui componenti testati in precedenza. Però già il fatto che abbiamo un corto, abbiamo la giustificazione per quale motivo è saltato un fusibile, che spesso il cliente dice forse è solo il fusibile, la solita battuta che fanno tutti quanti, che poi fanno arrabbiare, che pensate che questo fusibile è da 5 e da 6A3, un fusibile da 6A3 non può mai saltare senza un motivo, come qualsiasi fusibile, sempre perché ci sono sovraccarichi, quindi l'effetto di una causa. Vediamo un attimo il MOSFET, abbiamo detto che è buono, quindi andiamo ad isolare un attimo il ponte di Gretz per capire se il ponte di Gretz ci sta qualche altra cosa che sta in corto. Allora, tolto il ponte di Gretz dall'alimentatore, andiamo avanti con la misura. Ohm per 1000, così in caso di corto parziale ugualmente me lo dà. Cominciamo a fare un controllo sulla piedinatura. Invertiamo i puntali. Vediamo dall'altra parte. Ecco qua. Corto netto tra negativo. Entrata di rete alternata, quindi per questo è saltato il fusibile. Però qua c'è un discorso da fare: nel momento in cui salta il ponte di Gretz abbiamo sempre qualche altro problema, perché due sono le cose:
O il ponte salta a causa di uno sbalzo di tensione, di magari un fulmine, qualcosa in ingresso rete, oppure salta che abbiamo ancora un sovraccarico più avanti, quindi praticamente salta fusibile e ponte di Gretz, entrambi effetti di una causa, quindi difficilmente, se è una causa esterna può essere solo il ponte, se è una causa interna il ponte di Gretz non salta mai senza motivi, mai, come fusibile. Torniamo un'altra volta a fare il test sul MOSFET. Oppure facciamo una cosa, andiamo direttamente sul condensatore di filtro in ingresso rete, mi dà la carica e la scarica, non so se si vede, quindi un corto netto dopo non c'è, probabilmente qualche corto parziale o qualcosa a massa. Noto vicino al MOSFET un condensatore ceramico a disco, quello di colore blu, praticamente spaccato, bruciato, esploso. Adesso vi faccio la foto, come al solito faccio la foto così si vede meglio. Mi avete visto dalla foto proprio vicino al MOSFET, sempre sul primario, abbiamo visto condensatore a disco, ceramica a disco, è spaccato, praticamente la mia teoria è questo qua, che poi vediamo se è così oppure no. Condensatore è andato in corto, ha mandato tutto in sovraccarico e ha fatto saltare sia il ponte di Gretz che il fusibile. Speriamo solo quello, ora non andiamo avanti con MOSFET, pilotaggio e cose, altrimenti le cose si complicano. Ecco qua il malefico condensatore a disco ceramico spaccato. Rifaccio la... Allora il condensatore 221K a 1 kV, 1000 volte 220 picofarad, andiamo a vedere un attimo dove lo possiamo trovare. L'ho trovato su un telaio 221K a 1 kV, eppure un poco più grande come carcassa. Ma vabbù, comunque mettiamo questo qua e vediamo un po' come... Ah, bisogna anche sostituire il ponte di Gretz, non dimentichiamo. Il condensatore installato, andiamo anche a cambiare il ponte di Gretz, stanno sempre attenti alla polarità chiaramente. Anche il ponte di Gretz è stato sostituito, quindi condensatore, ponte di Gretz e infine il fusibile. Il fusibile da 6 ampere. Quindi che è successo? Punto cagnaccio. A questo punto possiamo anche già cominciare a fare un test preliminare, cioè mettere in corrente il modulo senza collegarlo al televisore, così se fa la botta o parte dell'alimentazione vuol dire che abbiamo altri problemi. Se invece parte almeno in parte, parte in parte, se è una bella frase, l'alimentatore. Almeno sappiamo che non abbiamo altre cose che non vanno. Chiaramente poi la prova definitiva si fa sul terreno. Vediamo un po' la situazione. Togliamo la corrente, come faceva passare, stava la corrente inserita, il fusibile saltato, facevo fuori il tester. Fusibile saltato, ponte di Gretz. Ohm per 1000, ancora qualcosa che non va. Allora facciamo le misure. Allora, fusibile abbiamo detto saltato, ponte di Gretz, anche questo qua è andato al creatore un'altra volta, ci sta qualche, ancora qualche corto, anzi addirittura adesso mi dà corto anche sul positivo. È alternato, vabbè, dobbiamo restituire il ponte, se è possibile andare avanti a vedere dove è il sovraccarico, probabilmente si è portato via anche il MOSFET sul pilotaggio qua, e vabbè. Allora, ho tolto anche il MOSFET dall'alimentatore, andiamo a testare il MOSFET, anche perché penso che sia proprio, infatti abbiamo un corto MOSFET. MOSFET in corto. Allora, visto la situazione, ho deciso di fare una cosa, di ricambiare il ponte fusibile, di testare almeno provare la prima parte del primario, l'ingresso rete senza il MOSFET, così se c'è qualche filtro di rete, qualche connettore, l'ingresso rete in corto mi fa saltare il tutto, non è da prendere in considerazione il MOSFET come mi è andata, almeno questa prova preliminare la voglio fare. Allora, prima di andare avanti diamo tensione, il fusibile non è saltato, già è buon segno, vediamo se c'è tensione sul filtro
di rete, fondo scala 1000 volt, 300 volt, vabbè, almeno sappiamo che non c'è un corto prima del MOSFET. Mettiamo il MOSFET e vediamo cosa succede. E dopo una lunga ricerca ho trovato il 6R600P, il MOSFET che mi serve, sta su questo alimentatore qua. Togliamolo da qua e lo mettiamo sull'alimentatore del Samsung, vediamo cosa succede. Vediamo la sostituzione del MOSFET, prima di poco si uguagliamma. Questo televisore mi sta facendo perdere un po' più tempo del solito. E speriamo che finisce qua e non esce anche il pilota. Se esce anche il pilota su altri problemi, vedete se riesco a recuperarlo oppure no. Vabbè, proviamo. Allora vogliamo accendere. Accendiamo. Botta non c'è stata, già è una cosa buona. Vediamo un attimino solo, mettiamo il tester qua così si vede. 1000 volt fondo scala, solido elettrolitico, ok, 300 volt ci stanno. Vorrei vedere se in uscita c'ho i 5 volt sul connettore negativo, dove lo prendo qua. Sì, c'ho qualcosa anche in uscita, ok, buon segno. Montiamo tutto su, rimontiamo tutto, speriamo bene. Speriamo bene. Per il momento non metto ancora le viti con le masse. Vediamo un attimo cosa succede. Accendiamo in diretta. Così si esplode. Andiamo tutto corrente. Allora, LED rosso acceso. Vediamo un attimo il touch coso qua. La dolce melodia di inizio. Dolce, già avete capito perché. Vediamo un attimo, Rai 1, perfetto, possiamo chiudere il televisore e provarlo. A posto, LED rosso, rosso di serbe, tempo si spera. Vediamo un po' la situazione, intanto Lilli sta là sotto a caldo. Lilli, già mi hai fatto fuori due volte il filo del compressore qua, il tubo. Vediamo un attimo, mettiamo Rai 1. Lo sapete che mamma non ti sente. Lo sapete che tutte le figlie e tutte le mamme sì? d'Italia che non riescono ad abbracciarti in questo momento sono con voi. Ok, a posto. Lorena. Passiamo per voi. Oh, aiuto. Come fate, interessante. La parte più bassa. Fate i bravi. Devo restare ancora sull'inquadratura oppure posso continuare? Facciamo notte. Certo, tra il primo servizio e il secondo è meglio il secondo. Che mi fa? Questo me lo fanno apposta. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Tanti cari saluti, una cosa importante, purtroppo io non posso rispondere alle varie telefonate perché sono in un negozio, adesso non c'è nessuno perché sono le 3:15 del pomeriggio, aperto un poco prima. E a volte capita che sono impegnatissimo tra clienti, qualche rogna sul banco, magari anche con l'amministrazione, non posso stare per questo, purtroppo non è un call center dove posso rispondere a tutte le telefonate, che sono tante, io sto da solo qua, da solo proprio no, ci sta pure Lilli. Questo è tutto, Luigi Di Donato da Casandrino, ciao, buona settimana.